E-Gay Sports. It's in the gay. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Quarto episodio della carriera con l'Andorra. Spoiler, questo sarà l'ultimo su FIFA 23. E state cagando addosso. Comunque ragazzi, oggi termineremo la prima stagione di gioco. Tra l'altro sarà un episodio importantissimo perché giocheremo la nostra prima finale, ovvero quella di Coppa di Spagna contro il Barcellona tra più o meno 5-6 partite. E poi dal prossimo capitolo riprenderemo con la seconda stagione, ma da EA Sports FC 24. Cosa molto importante, ripeto, trovatemi qualcuno su YouTube che spezza una carriera da un FIFA a un altro, trovatelo perché lo sto ancora cercando. Detto questo ragazzi, siamo secondi in classifica, a meno 11 dalla prima, a più 10 dalla seconda forse, e dobbiamo puntare ad una promozione che sembra ormai formalità praticamente. E più che altro la cosa più importante in questo momento è che i nostri giocatori crescano più che possono, perché poi il prossimo anno in Liga dobbiamo avere una squadra abbastanza forte. Banda alle ciance, andiamo su FIFA 23 per l'ultima volta. Ed eccoci signori qua su FIFA 23. La prima partita del giorno è Andorra contro Mirandés. E come unico cambio ragazzi ho messo Vila al posto di Johnston, così, perché mi andava. Giochiamoci questa partita. Ovviamente giochiamo la maggior parte delle partite in casa, incredibile. Tra l'altro questo tramontino non è neanche così brutto. Ed ecco qua i nostri cavalieri pronti ad andare in battaglia per l'Andorra FC. Bella dentro Ivanov. A metterla dentro c'è il gol di Gustafsson, che non so da dove sia sbucato, ma ha fatto gol. Il signor Gustafsson apre così le marcature. 1-0 per l'Andorra col kick off glitch al 14° minuto. Raul, il difensore però non mi ripiega, raga. Il difensore non mi ripiega. Non mi ripiega il difensore. Non mi ripiega. Si è fermato. Ma quel coglionazzo si è fermato, ragazzi. Cioè, voglio vedere un attimo il replay. Guardate il numero 20. A un certo punto nel contropiede si è totalmente fermato. Io non lo so. Dentro Mike Zach. Gustafsson dentro. Ma vaffanculo però. Ecco il gol di loro. E culo. Mike Zach. Sinistro! Il 2-1! Ma quanto ho fatto bene a metterlo in campo per Ivanov! Il 2-1 dell'ex giocatore della Roma, Mike Zach, riporta giustamente, direi, in vantaggio l'Andorra. Assist di Diego Lainez, si gira e calcia il sinistro in angolino. Il portiere, ragazzi, un portiere più forte, devo ammettere che l'avrebbe presa. Ma sti cazzi, va bene così. No, 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 no! Grandissimo! Bravo Johnston! Finisce qui ragazzi! Che intervento difensivo di Johnston! Poteva rimettere in discussione tutto e invece no. L'abbiamo svangata, 2-1 contro il Mirandés. Ormai il nostro fare più punti possibile, ragazzi, non ha più il fine di qualificarci in Liga, ma di sognare di poter raggiungere la prima posizione. Ci chiedono Marc Vidal? Ma glielo posso anche dare. 350. 340. Vabbè dai, vaffanculo. Ok, l'abbiamo ufficialmente ceduto al Fleetwood Town. Ok ragazzi, tocca l'Ibiza, sono ultimi. Cioè, non vi chiedo neanche di vincere questa volta. Deve essere d'obbligo. Ho messo Ghira al posto di Farrell e Bull al posto di Andanovic. Giochiamocela. Ancora in casa e di sera questa volta giochiamo con la seconda maglia, perché sennò ragazzi si confondono troppo. Battiamo noi. Buona dentro Ivanov. C'è il gol anche suo. Non aveva segnato nella partita precedente. Si è assolutamente rifatto adesso. Comunque sì, voi la maglia la vedete rosina. In realtà è rosso bello acceso. Una scala cromatica diversa del mio PC, però ok.
Diego Lainez, fuori gioco. No, gol! Gustafsson, 2-0. Avrei giocato tutte le mie carte sul fuorigioco. Invece, assist di Lainez, ancora gol dello svedese. Gli mette questa palla al bacio. Secondo assist di fila di Lainez. È buono, buonissimo. Lainez! Non ci voglio credere. Cosa stava per fare? Attenzione, c'è il gol di Caxe. Primo tiro in porta dell'Ibiza. Abbiamo preso gol dagli ultimi in classifica, va bene. Che vi devo dire? Albanis per Ivanov. Kick off glitch, rimette tutte le cose a posto. Ma Albanis, ragazzi, ha fatto un dribbling della Madonna. Poi serve il compagno, lo zar di Macedonia, che gli basta veramente spingerla dentro. Ragazzi, ma quanti uomini ha saltato? Due? Tre praticamente. Ivanov con la palla di Vanner vede Albanis. Madonna, che testa a triangolo che c'hai. Recupero è già scaduto. C'è il gol per forza, ragazzi. 3 minuti oltre il recupero. E la palla ovviamente rimbalza, perché quando tira il portiere giustamente respinge sempre sulle gambe dell'avversario, nonostante avesse 3-4 compagni intorno a lui. E un'altra partita dove uno prendiamo gol e due vinciamo di un gol solo di scarto. Io vi ricordo che c'è il Barcellona adesso, se non la prossima tra 2 partite. Non possiamo giocare così, ragazzi. Il gap con la Spalmas, ragazzi, si è ridotto di 3 punti. Siamo a meno 9 e mancano 7 partite alla fine del campionato. E la vedo durissima. Tocca al Villarreal B, sono penultimi loro invece. Andiamo con una formazione un po' rimaneggiata. Voglio tornare a far giocare Tatarusano per una volta. Possiamo giocare con queste maglie? Vabbè, penso di sì. Prima partita fuori casa questa, abbiamo giocato 2 di fila in casa. Per forza. Ah, però, giocano allo stadio del Villarreal, quello serio? Avete capito, sti stronzi? Ah, uno stadio della Liga serio, finalmente. Non ci avevamo ancora giocato, è vero. Dovremo giocarci sicuramente la finale di Coppa di Spagna, che secondo me o è al Bernabeu o è al Metropolitano. Sicuramente sarà uno dei due. Vabbè, ragazzi, ciancia le bande, iniziamo. Comunque tutta questa gente per la squadra B del Villarreal è piuttosto popi popi. Forest, madonna, che gol del cazzo. Che gol del cazzo, ragazzi. Tatarusano fa il Tatarusano. E Forest apre le marcature. Non c'era stato un tiro in porta finora. Ci hanno pensato loro. Anche oggi il clean sheet si fa domani. Ibrahimovic allarga Vanner. Zack nel recupero scaduto. Il pareggio del polacco. Primo tiro porta per loro gol. Primo tiro porta per noi gol. Mi sembra giusto, ragazzi. Cambia versante, passa Pereira, che la passa l'attaccante ex Roma, che pareggia Conti. Ma qua c'è bisogno di rimaneggiare assolutamente la formazione nell'intervallo. Gustafsson per Mike Zack. C'è stato un recupero di palla da parte di Pereira incredibile, che poi ha favorito un contropiede, se possiamo chiamarlo così. E Gustafsson questa volta è stato lui ad appoggiare per l'attaccante polacco, che sta decidendo da solo la partita con ben 2 reti. Sapete cosa? Questo stadio era presente a PES 2013. Mi sembra un botto di giocare a quel gioco, sapete? Ma veramente tanto. No, no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma che cos'è? Tatarusano, ma sei un cazzo di citofono! Ragazzi, ma cos'è sto gol con Kick off glitch? Dai! Ripeto, da penultimi in classifica, 5 gol subiti in 3 partite. Tatarusano è riuscito nell'impresa di prendere 2 tiri e 2 gol, tra cui uno sotto le gambe. C'è fallo! Arbitro! Arbitro, c'è fallo! Alex Peccia, Alex Peccia. Vabbè, che parata ha fatto però. Te c'ho un citofono del cazzo, un porta. Siamo nel recupero. Mike Zack. Mike Zack ancora. E c'è il gol, la tripletta! La tripletta del polacco! La chiude
qui l'Andorra! Altri 3 punti dentro! Tripletta di Magzak! Questa volta non se la fa a passare sotto porta! Questa volta è lui a farsela passare molto prima e a saltare gli uomini! Dribbling della Madonna! All'ultimo respiro la mette nell'angolino! Ragazzi, il risultato è meritatissimo, dai! Sempre all'ultimo minuto, sia contro il Villarreal A che il B, terza partita di fila dove vinciamo con un gol di scarto. Preoccupante la cosa. Guardatelo bello, guardatelo lì, il pallone al Got Magzak. Momenti di gloria per lui, ragazzi. Tripletta. Ed è il terzo giocatore a raggiungere una tripletta in questa carriera. Il primo è stato Vanner, il secondo Gustafsson e il terzo è stato appunto lui. Tocca a Leibar, sono quarti con 61 punti. Sono 8 i punti che ci dividono dalla Spalmas. Sono 6 le partite. Bene o male sono anche 15 quelli che ci dividono dal Granada. Not bad at all. Cioccolatino Gustafsson è andato a 72 e a me non dispiace. Io voglio dare un'altra chance a Tatarusano, vediamo come se la cava. Anche se ha poca lucidità e si è visto. Voglio ridare fiducia anche a Vanner e Ibrahimovic. Municipal de Ipurrua. Penso che siano stati con licenza, sapete? Adesso indagheremo. Infatti sì, infatti lo è. Cioè, proprio fatto benissimo anche i palazzi esterni. Vabbè, non è che lo conosca, però si vede lontano un miglio che è uno stadio con licenza questo. Tra l'altro, questa squadra è la copia palese del Barcellona, cioè sono uguali. C'è una maglia uguale, stessi colori, strisce verticali. Battono loro. Gustafsson per Ivanov. Apre le marcature. Lo zar, il nostro zar preferito. Vabbè, come se ce ne fossero altri, soprattutto in Macedonia. Fatto sta che l'attaccante predefinito apre le marcature. Scocciato il portiere, che avevano appena avuto un'occasione abbastanza nitida precedentemente, e sul ribaltamento dopo calcio d'angolo prendono il gol dell'1-0. Umano. È tipo il terzo gol che fa così, vabbè, era completamente solo. Questo c'è un tiro potente e il prossimo anno con il signor Kanté ci divertiremo un sacco a fare sti gol, anche se tipo ha tirato centralissimo, qua il portiere veramente un pipero, Gustafsson dentro per Ivanov. Mani di Martivilà, Roberto Pereira. Parata di Cantero. Gustafsson che triangolazione col signor Arion Ibrahimovic, che c'ha dei piedi da cazzo proprio. Attenzione a questa palla dentro, è il gol del 2-1. Bautista, Tatarusanu che continua a non parare un cazzo. Alla fine primo tiro in porta, primo gol, 2-1. Anche oggi il clean sheet si fa domani. Ivanov, Gustafsson che lo sto per togliere. Si beccherà una bella standing ovation. Però c'è, è inutile che mi fai prendere gol e poi mi dai il contentino facendomi allungare. Cioè, potessi fare un clean sheet, dato che devo affrontare, ripeto, il Barcellona. A me schifo non farebbe. È vero che questi sono quarti e giocano peggio dei penultimi, ma dettagli. Lenis per Ivanov. Power shot, 4-1 all'Eibar. Ancora lo zar di Macedonia. Mette ormai in ghiaccio la partita come se fosse mai stata in discussione. Dispiace ovviamente per quel gol subito. Vabbè. Ivanov per Roberto Pereira. E andiamo col 5-1. Si ripete un'altra volta lo score dell'ultimo derby di Milano. Fa male ricordarlo, ma è vero così. 2-0, 2-1 e 5-1. Doppietta del Tucumano Pereira, che stende le bar. E io ci credo a recuperare ancora qualche punto. Magari non li recuperiamo tutti, ma secondo me qualcuno in più lo recuperiamo. Bautista, Tatarusanu, la prima parata in due partite. Un'altra parata, incredibile. Il Goat, Tatarusanu, signori. Contropiede, Ivanov, 6-1. Anche il gol di Albanis, entrato dalla panchina. 6-1 totale, 6-0 a questo punto lo score dell'ultimo derby di Milano. Per fortuna, pensa, ne avessimo presi 6. 6 li possono prendere solo loro. Piccola frecciatina. E chiudiamo con più che un pocherissimo. Penso rimangano quarti in classifica, comunque in zona playoff. Quindi non è che gli abbiamo rovinato la festa più di tanto, perché comunque dalla terza alla sesta giocheranno appunto il pass per l'accesso
alla lì. E comunque ripeto, non è che abbiamo rovinato chissà cosa, perché la prima e la seconda ormai sono consolidate anche matematicamente e andranno in Liga. Praticamente li abbiamo tenuti dove sono. È arrivato il momento della verità. Barcellona-Andorra, la finale di Coppa del Re. Hanno calato Handanovic a 78. Grazie. Johnston va a 67. Mi piace moltissimo. Con che maglia giochiamo? Va bene, Barcellona ragazzi giocherà con la maglia grigia. Per forza. Lewandowski, Rafinha, Pedri, Tielemans, Alba, Arauco, Koundé, Terzo. Ragazzi, lasciamo stare. Non è roba per noi. Io farò giocare Bull. E vi là. Poi vediamo come va. Fa anche rima. La nostra prima finale, signori. Al Santiago Bernabéu, l'avevo detto, l'avevo detto che sarebbe stato uno stadio di Madrid. Al massimo top poteva essere Valencia o Siviglia. Vai. Già col gol di Lewandowski partiamo. Oh, questa per la copertina è perfetta. Beh, vedere tutto lo stadio del Real Madrid Blaugrana è brutto. Che poi, scusate, metà stadio dell'Andorra, ma quanti abitanti ha la città di Andorra la Veglia? Scusate. Ha 22.000 abitanti, vuol dire che tipo più del doppio degli abitanti della città è andato a Madrid per guardare. Vabbè, assurdo. Cioè, c'è un terzo degli abitanti della mia città. Eccolo qua, Dieghino Lenis. Abbiamo bisogno della tua velocità esplosiva oggi, non c'è cazzi. Battono loro. Tra l'altro, a FIFA 23 abbiamo già giocato al Bernabéu, quando nella carriera col Pisa affrontammo il Real Madrid nel girone. Bei tempi. Albanis. Davanti a Ter Stegen la paratona. Qua si vede la differenza tra i portieri e i portierini. Ma Bull, cazzo, ranno. Ok che siamo scarsi, però cioè, questo è il minimo. Raga, sono così forti che difendono stando fermi. Sì, vabbè, ma ora anche i falli, cazzo, no, No, dai! Dai, ma che gol del cazzo! Ma che gol del cazzo è? Un altro gol sotto le gambe! Ma dai! Ora ripeto, ok, tutto, però c'è cioè, le ladrate così, no? Vai, già col gol di Lewandowski partiamo. 1-0, meritato, meritato perché hanno pressato come dei maiali, però vedendo il gol che ho preso, poteva tranquillamente essere 0-0 a fine primo tempo. 2-0. 2-0. Kick off glitch. Loro fanno un passo e già perso palla. Vai. Già con gol di Lewandowski partiamo. Ragazzi, non ho mai perso una finale nelle carriere di FIFA. E questa sarà palesemente la prima volta che succederà. Vabbè, era prevedibile. Gustafsson, noi invece gliela spariamo addosso al portiere. Ter Stegen però gol sotto le gambe non lo prende, eh. Io come prendo palla l'ho già persa. Ce l'ho persa ancora prima di prenderla. Gustafsson, tanto non lo salti il difensore. Gustafsson, ma cioè dai su, ma non è normale, non è normale ragazzi. Ci va a portiere a saltare, siccome cambia qualcosa, no? Provedel di sto cazzo. Abbiamo perso la finale ragazzi, come prevedibile, 2-0. Doppietta di Robert Lewandowski. E dopo 7 anni di carriera su FIFA perdo la mia prima finale. Primo gol è stato veramente indecente, perché il primo gol, cioè io penso che se un portiere si permette di prendere un gol così, l'allenatore... Penso che non è che lo vende, lo regala al primo che passa. Perché un gol così c'è, è già il secondo gol in questo episodio sotto le gambe. Non è assolutamente ammissibile. I gol sotto le gambe non si prendono. Poi ovviamente quei pochi tiri che abbiamo fatto, stranamente, Ter Stegen, che è un portiere a cui FIFA è particolarmente affezionato, ha parato tutto. La cerimonia possiamo anche saltarla e andiamo avanti. Più che altro, più che della Coppa, mi interessava all'ipotetico accesso alle Coppe Europee che ci avrebbe potuto dare. Allenatore dell'Ungheria, ma anche no, grazie. Torniamo sul pianeta Terra, 18esimi in classifica al Burgos. Oggi mi dovete stravincere, non c'è cazzi. Caballero sale a 74. Attacco inedito, Marzac e Martinez. Siamo esattamente a metà episodio. Mancano 5 partite alla fine della stagione. Dobbiamo assolutamente recuperare punti. Torniamo a giocare in casa al Town Park nostro. Curro, ecco il gol. Bravissimo. Carlos Martinez. Il 55 Carlos Martinez. Madonna che giocatore di merda che sei. Albanis dentro per
Johnston, il vantaggio dell'Andorra lo segna il terzino sinistro. Non so quanti gol abbia fatto quest'anno, sembra forse primo o secondo. Grande triangolazione che chiude con Albanis, piazza il suo sinistro nell'angolino, porta in vantaggio al 50esimo abbondante l'Andorra. Ma dentro, che culo! È kick off glitch, no, Davi Perez, gol, no, che culo! Tanto noi continuiamo a subire tranquillamente, come se niente fosse. Palla, e ovviamente c'è il gol. Dopo due volte che ti hanno voluto bene, giustamente arriva il gol, perché loro hanno spinto 5 minuti di numero, hanno avuto 3 occasioni di fila e il gol l'hanno trovato. Cosa gioco a fare tutta la partita io se poi devo finire così? Mike Zach, dentro! Mike Zach, ancora lui a sbrogliare ogni tipo di situazione. Ovviamente zero clean sheet questo episodio per adesso. E infatti abbiamo visto anche in finale di Coppa di Spagna quanto avrebbe fatto comodo fare qualche clean sheet in più. Sempre all'ultimo respiro, però ci portiamo a casa anche questi 3 punti. Madonna, Pecce è morto, non lo fa più nessuno qui. Finisce 2-1, partita molto brutta in realtà. Va bene, si prende ogni cosa, ogni risultato va bene, però ripeto, 2 palle, perché il gol subito arriva sempre puntuale ogni cazzo di volta. Non ho mai perso una finale e non sono mai stato senza clean sheet un episodio intero. Soprattutto dove ci sono 10 partite, che non ho mai fatto 10 partite in un episodio, perché di solito mi fermavo a 5-6. Hanno tirato più loro perché hanno avuto appunto quel momento di pressing. Ragazzi, contro le squadre scarse le soffriamo sempre. Abbiamo un attaccante 59, Nicolas Perez c'ha 15 anni. Che è troppo giovane, no! Daniel Duarte 58. Non posso promuovere nessuno. Che smacco però. Ah, adesso me l'avete aumentata la reputazione, adesso che ho ingaggiato uno scouting. Bra, belle merde che siete, vai. E ragazzi, questa è praticamente la seconda finale, perché Las Palmas contro Andorra ci dividono 8 punti a 4 partite dalla fine. Una vittoria potrebbe portarci a meno 5, vuol dire che abbiamo recuperato ben 6 punti in un mese. Probabilmente anche portandoci a meno 5 non servirà a niente, ma sognare veramente, almeno quello è sempre gratis. Farò giocare Allende e Gil, e stadio del Gran Canaria, c'è anche lo stadio con licenza, capito? Ed eccoci qui, beh, come stadio non è male, assomiglia a una via di mezzo tra lo stadio di Empoli e quello di Bologna e un po' quello vecchio di Udine, un po' un mix. Iniziamo. Albanis, Ivanov, minchia che parata. Diego Lainez, ma perché sul primo palo, zio? Albanis, Gustafsson, dentro, Ivanov, rimane in piedi, Valles, sta prendendo di tutto. Ho capito, ce li vogliono far sudare questi 3 punti. 3, forse 1, forse 0, non si sa. Albanis, Gustafsson, non ci voglio credere, ne ha presa un'altra a distanza tipo super avvicinata. Che devo fare per fare gol? Alvaro Handanovic, si fa sentire anche lui. Gustafsson, ti prego. Gustafsson! Apri lui le marcature all'81esimo sul contropiede della muerte. La palla lunga, ragazzi, c'ha 86 di velocità, sarà più veloce del loro difensore centrale. E comunque 86 di velocità vuol dire che sia comunque più veloce del difensore centrale più veloce del gioco. Tolte tipo le carte stratopiche che ci sono su Ultimate Team. Dato che è un gioco basato sulla velocità, è giusto che tu mi premi, grazie. No. E no, la difesa che si apre così, Finisce qui, 1-0. Minima spesa, massima resa. Siamo a meno 5 da loro in classifica. Non gli abbiamo permesso di andare a 99 punti. Comunque è dura, perché le partite sono 3, i punti sono 5. Vuol dire che dovrebbero perderne e pareggiarne una
Praticamente, ragazzi, è impossibile, perché questi qua sono veramente forti, cioè vincono contro ogni cosa, però almeno li teniamo lì, quello è il minimo che possiamo fare. Tutte vittorie, la sconfitta dove è arrivata nella partita più importante. Però, oh, primo clean sheet, eh? Meglio tardi che mai. Ecco, hanno giocato prima e hanno già vinto, perfetto. Come ne vincono un'altra, hanno vinto il campionato. Andorra, Real Saragozza, sono sedicesimi, Ivanov e Martinez, si rifiata oggi. Ah, che bel sole! Iniziamo, signori! Altro, una volta il Real Saragozza, mi ricordo che era una squadra, non che lottasse per vincere la Liga, però era un po' tipo il Palermo della situazione, una squadra di tutto rispetto. E poi si è persa. E in realtà si è persa molto meno del Palermo, perché Palermo è ripartito dalla Serie D, quindi insomma, di sicuro lo strapiombo per i rosanero è stato molto più ampio. Guai e sinistro, c'è il gol di Moreco. Ovviamente Tatarusano, ragazzi, è un, ripeto, un citofono del cazzo, perché ok che il tiro era forte, però non para veramente niente. Ripeto, per chi si fosse perso qualche punto della live o del video, che un pareggio ci condannerebbe al secondo posto in classifica automatico. A questo punto non avrebbe senso giocare le partite che rimangono. Comunque Ivanov è regolare. Subito il pareggio dello Zar di Macedonia alla terz'ultima partita del campionato. Ragazzi, prendete conto che ci siamo giocati quasi 40, quasi 50 partite. Ci sto pensando adesso, mi stanno venendo i brividi. 50 partite, c'è un botto. È vero che adesso che possiamo mettere le impostazioni della durata a 3 minuti a tempo, passano anche in maniera molto più veloce, anche durante l'editing, mettendo solo i gol. Spesso e volentieri la situa cambia. Sì, beh, dov'è passata questa gol? Madonna, Tatarusano non prende. Ah, presa? Incredibile. La palla che non andava in porta l'ha presa. Di quelle che vanno in porta non ne prende neanche una. Basta, portiere del cazzo, basta! Ma basta, sto portiere di merda, basta! Ma prendi gol su ogni tiro! Basta, mi hai rotto il cazzo, non ti voglio più vedere. Basta, hai dato troppa fiducia, mi sono rotto il cazzo. Metto 74 per 74, metto un 74 giovane. Ibrahimovic, per Carlos Martinez. Il 55, Carlos Martinez, l'uomo che non ti aspetti, 38 anni sul groppone, pareggio. Praticamente la squadra sta rimediando alle cazzate di Tatarusano, perché questa è la verità. Palla profonda a Carlos Martinez, una delle sue ultime partite in carriera, in fila al portiere. Però ragazzi, è abbastanza tragica la situazione qui, eh. Ivanov. Diego Lainez, il 3-2 appena entrato dalla panchina, mette il tiro a giro alla Leao, alla Suso, alla Pulisic. Il 3-2, in realtà stavamo pressando da un po'. È entrato Farrell al posto di Gil e subito ha recuperato un bel pallone a centrocampo, che permette così di fare 3-2, ripeto, meritato, all'Andorra. Magzak. Shot! Anche Magzak si unisce alla festa. L'ha vinta l'Andorra. Nonostante il doppio svantaggio, chiude le marcature. Un altro gol di Magzak, che io a questo punto ho perso il conto di quanti gol abbia fatto, ma ne ha fatti parecchi, ragazzi. Alla fin dei conti, nonostante sia una riserva, ha fatto molti più gol del previsto. E bene o male siamo ancora in corsa per il titolo, ma basta che quelli facciano due punti che l'hanno vinto. Weye. Beh, che gol umilia. No, vabbè, non ho parole. Kick of glitch, glielo dovevi far fare per forza, glielo hai fatto fare. Meno male che ho fatto il quarto. Ma meno male. Avevo pure fatto un clean sheet contro la Spalmas, annullato tutto oggi. Finisce 4-3, per niente contento di questa partita. Il reparto offensivo è stato producente, ma la difesa, ragazzi, veramente dei blocchi di cemento. Il gol di pallonetto, ragazzi, non ce l'ho mai fatta fare un gol di pallonetto su FIFA 23 modalità offline, perché quando i pallonetti li faccio io sono rottissimi. Non hanno la giusta potenza, non hanno la giusta direzionalità e io non capisco. Minchia, un giovane sta protestando perché non lo faccio giocare. C'ha 53-57 di potenziale, avete capito? Andorra Albacete, 5 punti, 2 partite, giochiamocela. Anche qua turnover piuttosto consistente. Hanno la stessa seconda maglia del Real Saragozza, solo che hanno il granata al posto del blu. Vabbè. È nuvoloso in quel di Andorra la Veia, in realtà Town Park, però vabbè. È allora che abbia inizio questo penultimo atto. Palla dentro, Ivanov. Magzak scambia benissimo con Albanis, che calcia il destro potentissimo, ma para.
Alex Peccia, Bernabé in angolo, che è fratello di quello che gioca nel Parma. Diego Lainez dentro. Sinistro c'è il gol di Bolivar, gol dell'Albacete, che io non capisco perché. Tiro da fuori area che si insacca nell'angolino. Io ho fatto 3 tiri davanti al portiere, me li ha parati tutti. Va bene così. Destro è Bernabé, un altro. Un'altra parata, anche oggi il clean sheet. Chissà quando lo rifaremo, forse su Sports FC 24 rifaremo il clean sheet, speriamo. Magari direttamente a questo punto sul 25 fammelo fare il clean sheet, no? No, 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 ma no! Secondo tiro! No, 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 ma questo non è giusto però! 3 tiri! 3 tiri ragazzi, 3 tiri! Guardate lì, ma guardate, ma io non posso fare niente! Contro il Real Albacete, perché questo è... Guardate là, sta parando di tutto. Non c'ho parole, sta parando veramente di tutto questa testa di minchia. Massacrati di tiri. Dentro, Lainez. No, niente ragazzi, niente da fare. Ragazzi, ma cos'è? Ma cos'è sta roba? Ma cosa, raga? Ma non esiste. Sì, vabbè, dai, raga. No, vabbè. Qualcuno si sta azzardando a dire che è scriptata questa partita? 2-0. Faccio i miei complimenti a questo gioco, ragazzi. Faccio i miei complimenti a questo gioco. Meno male che ne è uscito un altro, che ovviamente sarà uguale, eh. Cioè, io non so se avete visto le occasioni. Cioè, io veramente voglio mettervi davanti la realtà di questo gioco del cazzo. Che perdiamo col Barcellona alla finale? Va bene, ci sto. Ci sto perché sono più forti. Ma contro l'Albacete, 16° in classifica, guardate quante parate ha fatto Bernabé, ragazzi. Gianluigi Bernabé, 14 tiri a 3, 2-0. Vi ho detto che hanno fatto 3 tiri? Hanno fatto 3 tiri, punto. Cioè ragazzi, non vi stavo sparando una cazzata quando vi ho detto che hanno fatto 3 tiri. Cioè è indecente, veramente. È assurdo. E guardate un po', la Spalma si ha pareggiato. Stranamente la Spalma si ha pareggiato. Potevamo andare all'ultima con 3 punti di distacco. Stranamente abbiamo perso. E non c'ho parole, ve l'avevo detto che la Spalma non avrebbe vinto. E adesso sapete che c'è, io questa partita non la gioco. La simulo e basta, perché mi avete veramente rotto il cazzo. 1-1, me ne frega niente. Meno di 0 me ne frega. L'ultima l'avevano vinta sti gran cazzi. A parte 50 gol subiti è una vergogna. Perché voglio rettificarvi che 15° in classifica, ovvero il Leganés, hanno preso meno gol di noi. 19 milioni, grazie. Nazionale Irlanda del Nord, va, ascolta, ma mi vuoi prendere per il culo con ste cose? Ma vai a cagare, vai. Cioè ragazzi, contro l'Albacete, non so se avete idea di cosa vuol dire l'Albacete. Allora, andiamo a dare un'occhiata agli altri campionati, quanto mi lo del culo. Allora, la Serie A l'ha vinta l'Inter con 83 punti, Milan terzo, Juventus quarta, Napoli sesto. Retrocesse Lecce, Spezia e Cremonese. Praticamente è retrocesso il Lecce al posto della Sampdoria. Dalla Serie B alla Serie A è passato il Genoa, come è giusto che sia, come così è stato, il Parma e poi questo mega spareggio di cui non sapremo mai l'entità. La Premier League l'ha vinta il Liverpool e sono retrocesse Brentford, Bournemouth e Southampton. Vediamo un attimo la Liga, che è stata vinta dal Barcellona con 93 punti, si è visto che erano forti, retrocessi Elche, Girona e Almeria. Mi sono accorto adesso che l'Elche era una squadra della Liga e che abbiamo tranquillamente battuto in Coppa di Spagna. Qua sappiamo com'è andata a finire, i playoff li ha vinti il Levante, che andrà in prima division, la Supercoppa Europea l'ha vinta il Francoforte, la Champions League l'ha vinta il Real Madrid in finale col Manchester City. Vediamo il cammino delle italiane, com'è stato. Allora, il Milan è uscito ai quarti di finale col PSG, il Napoli è uscito sempre col PSG, l'Inter è uscito col Benfica, cosa che non succederà mai. Il Milan precedentemente aveva battuto il Marsiglia. L'Europa League l'ha vinta la Juventus dopo aver eliminato il Club Brugge, il Monaco e il Feyenoord. La Lazio era uscita con l'Arsenal, mentre la Roma era stata eliminata agli ottavi di finale dal Monaco. Ah, la Juventus aveva battuto anche il Braga. La Conference League l'ha vinta la EK Atene in finale con West Ham United. Si sta ribaltando la situazione. Delle italiane non abbiamo traccia alcuna.
una proprio. Ah, la Fiorentina che ha battuto 6-1 il Ferencváros, si sta ribaltando la situazione pure qui, e che poi perde a rigori con il Nizza, se no poteva tranquillamente andare in semifinale. Finisce qua ragazzi la prima stagione dell'Andorra su FIFA. La prossima episodio ci sarà il mitico trasferimento, secondi nella Serie B spagnola, finalisti della Coppa di Spagna, e non abbiamo vinto il torneo estivo. Terminiamo la stagione, la dirigenza poi non è così scontenta di noi, e adesso ragazzi fate una cosa. Chiudete gli occhi. 3, 2, 1. EA Sports. It's in the gay. Eccoci su eSports FC24, ragazzi, come promesso vi voglio dare un piccolo assaggino prima di chiudere l'episodio, e dal prossimo cominceremo a lavorarci in maniera seria. Nella parte non collegata intanto io ho segnato due giocatori col precontratto. Uno è Andrea Belotti, attaccante della Roma, che sicuramente può darci una grande mano in coppia con Gustafsson, mentre il secondo si tratta di Giorgio Scalvini, molto forte, molto giovane, che potrà sicuramente aiutare questa difesa un po' allo sbando, mettiamola così. Potete qua vedere la squadra, ok, gli overall non sono così corrispondenti, vedete per esempio Caballero, perché praticamente copiando i giocatori qualche statistica è andata perdendosi e può darsi che alcuni overall non combacino proprio esattamente, ma del resto ragazzi la squadra è esattamente questa, pronta per una nuova avventura. E ragazzi, grazie della visione, a questo punto abbiamo tutti voglia di vedere cosa sta per succedere, io compreso. Da dire tutto, un bacione, ci vediamo per il quinto episodio.